Buonasera a tutti, iniziamo tra 2 minuti, un attimo solo. Dovreste sentirmi e vedere anche Paolo e il monitor se mi date una conferma gentilmente in chat. Ok, perfetto. Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Tikkamilia ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tikmin non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti. Declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmin, a meno che non sia stato specificato. Vertenze sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 65% dei conti dei clienti al dettaglio di Tikmil Europe perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, con me questa sera c'è Paolo Serafini, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Ciao Paolo. Ciao, ciao, ciao Giuseppe, ciao, buongiorno a tutti quanti, buonasera a tutti. Ok, perfetto. Allora, prima di entrare nel vivo, come sapete, c'è una piccola presentazione del broker che rappresento, che è Tikmil. Tikmil è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, è regolamentato SAISEC e registrato presso la Consob con fondi segregati e separati dalla società assicurati fino a 20.000 euro. Tikmil ha diverse regolamentazioni, tra l'altro come anche la FCA UK. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,2 secondi, grazie agli oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato e non ci sono commissioni sugli indici. Da qualche mese abbiamo anche aggiunto i microlotti sugli indici americani e il DAX. Poi non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. E non ci sono re-quote e potete utilizzare tutte le strategie che ritenete più opportune, come scalping, arbitraggio, eccetera. Questa è appunto la registrazione che potete trovare sul sito della Consob, con il numero di iscrizione all'elenco 4310. E la tipologia dei conti sui conti CFD, Tikmil utilizza sostanzialmente tre conti: il conto Pro e il conto VIP, che sono conti con spread da partire da zero con commissioni molto basse. Poi c'è il conto Classic, che non ha commissioni, però gli spread sono un po' più alti perché partono da 1,6. Inoltre abbiamo lanciato anche da qualche mese il conto sui futures, che potete vedere dalla nostra pagina di Tikmil, dove potete anche andare a confrontare quella che è l'offerta di Tikmil con altri competitor. Oltre alla CQG, che è la piattaforma dedicata a questo tipo di derivati, possiamo dare anche le varie connessioni a TradingView, MultiChart, Sierra Chart, NinjaTrader, eccetera. Quindi poi basta contattare il nostro servizio clienti che vedete qui in basso per poter fare l'operazione. Occhio alla leva. Tikmil lavora con leva 30 perché siamo sotto le disposizioni ESMA, il che significa che appunto la marginazione richiesta è un po' più alta rispetto a quello che eravamo stati abituati negli anni passati, però questa è una tabella che riassume un po' quello che è il rischio che si corre andando ad operare con leve altissime. Ad esempio, se prendiamo già la leva 30 su un conto piccolo da 1000 dollari e andiamo ad aprire la massima operazione possibile, che in questo caso sarebbero 3 mini lotti, quindi per un valore complessivo di 3 dollari, abbiamo un margine in pips, significa che quindi questa operazione, per andare prima in
margin call e poi nel peggiore dei casi in stop out, ha una, diciamo, marginazione di pips di 300 pips. Quindi significa che se la nostra operazione perde questi famosi 300 pips, rischiamo di andare prima, come dicevamo, in stop out e dopo in margin call. E ho aggiunto anche un rischio rovina. Che cosa significa rischio rovina? Che se io, ad esempio, sempre con questi $1,000 e opero a leva 30, con uno stop, ad esempio, di 20 pip, posso fare appena 15 operazioni sul conto prima che questo vada in, diciamo, appunto in rovina. Quindi se prendo 16, in questo caso, operazioni perdenti di fila, andrò a bruciare purtroppo il conto. E sicuramente la leva è stato uno dei grossi problemi che i trader hanno dovuto, con cui i trader hanno dovuto far conto nei precedenti anni, è uno dei motivi per cui la maggior parte dei trader perde. Non a caso, durante i periodi di altissima volatilità che ci sono stati nel periodo tra marzo e aprile del 2020, molti trader retail che si sono spostati dai broker ESMA andando fuori Europa, quindi con broker ad esempio australiani, dove la leva per il momento fino appunto a marzo del 2021 è ancora a leva 500, poi anche lì verrà abbassata. Però emerge un chiaro segnale di come la leva sia uno dei principali, diciamo, imputati su queste enormi perdite, perché se leggete dal comunicato ufficiale che ha dato l'ASIC, che è l'ente regolatore australiano, i trader retail soltanto in 2 mesi hanno perso oltre 700 milioni di dollari. E quindi sono dati che fanno sicuramente pensare, e addirittura oltre 15.000 conti di questi trader retail, i conti sono andati in saldo negativo, quindi oltre al deposito hanno perso altri soldi, perché non c'è la protezione, a differenza dei broker ESMA, con TickMill avrete sempre la protezione del saldo negativo, e quindi questo rende sicuramente i CFD sotto ESMA molto più sicuri rispetto a tantissimi altri prodotti derivati. Però purtroppo molti trader cercano di avere sempre più leva, e questi poi sono i dati che vengono pubblicati, oltre a quelli che si aggiungono a quelli che pubblichiamo noi, visto che l'ESMA ci obbliga a pubblicare i dati sui trader retail perdenti su base trimestrale. Chiudo con questa tabella per mostrarvi quella che è l'offerta di TickMill rispetto ad altri competitor. Sul piano commissionale con spread potete confrontare quella che è l'offerta di TickMill andando sul sito, ad esempio, di MyFXBook, che è un sito esterno che va a comparare un po' quelli che sono gli spread e le commissioni. Noterete come per la maggior parte del tempo TickMill abbia queste condizioni sempre, diciamo, molto competitive e migliori rispetto ad altri competitor. Chiudo con questa tabella che riassume le commissioni. Sul conto pro parliamo di 4 euro run turn, perché mi chiedete sempre concretamente le commissioni, che cosa, come vengono applicate su TickMill. Ad esempio, se aprite un lotto di euro-dollaro, pagate sul conto pro 4 euro in apertura e chiusura, quindi 4 euro sul conto pro e 2 euro sul conto VIP, dove viene appunto dimezzata. Questo, rispetto alla media degli altri broker che ho visto che applicano più o meno un 6 euro, ci dà un risparmio di un 30% circa con il conto pro e oltre il 60% con il conto VIP. Allora, io ho finito la mia presentazione e lascio il monitor a Paolo, se riesci a condividerlo. Ok. Allora, interrompo la condivisione, dovresti adesso essere. Ok, sì, un attimo apro la piattaforma, la metto in alto. E un attimo vado a condividere lo schermo. Ditemi se si vede. Se è tutto ok. Sì, perfetto. Allora Paolo, io ti seguirò nella chat, anche perché se ci sono delle domande io comunque te le faccio, visto che a te piace comunque un webinar interattivo. E quindi parleremo ovviamente della giornata tipo di un trader professionista, e sicuramente Paolo rappresenta al meglio questa categoria, visto che è un trader, lo dicevamo prima, trader addirittura, se non sbaglio, 1982, giusto Paolo? Sì, 82, sì, facevo, sì. Dall'82, beh, facevo niente, cioè, facevo un piccolo investimento, proprio veramente poco poco, e quindi facevo gli investimenti di mio fratello al posto mio, perché lavorava in banca, e quindi gli dicevo le azioni da prendere, e dopo lui le prendeva, e quindi faceva questo tipo di
operatività lui, evidentemente. Poi abbiamo visto le banche come vanno, che sono un pochino giù, evidentemente hanno tanto tempo libero magari per seguire magari qualche altra cosa. Ecco, sì, buonasera a tutti intanto, se avete qualche domanda fatela pure a me, Giuseppe me la gira, anche a te Giuseppe mi raccomando, non sì, lasciarmi sì, parlare sì, un'ora sì. di fila, che rischio di rimanere senza voce. Infatti Gerardo dice, non ti stanchi mai Paolo, sei inossidabile. No, guarda, sono stanco, sono stanco perché faccio un tipo di operatività che è un pochino spinta, quindi guardo tante cose contemporaneamente. E poi, siccome voglio guardare anche magari i ragazzi, chat, postare magari qualche analisi e quant'altro, e quindi voglio fare tante cose, alla fine dovrei darmi un attimino una calmata, perché altrimenti faccio troppe cose e non ce la faccio, perché oramai non sono più tanto giovane come una volta. Allora, partiamo subito con le analisi di oggi, quindi parliamo, saranno grosso modo sui 4-5 appuntamenti, questo sarà il primo e quindi parleremo proprio dalla base, da quello che guardavo io sul mercato, come cerco di strutturare la mia operatività durante la giornata, però dobbiamo andare un pochino a monte per cercare di non fare magari qualche passo falso e di trovarci nella parte sbagliata del mercato, quindi trovare magari, avere un titolo in portafoglio che lo compriamo e magari non sappiamo esattamente dove ci troviamo nella parte grafica, rischiamo poi di inseguire uno stop continuamente, beccarci stop continuamente, oppure non sapere esattamente dalla parte grafica dove siamo, cosa hanno fatto magari i giorni precedenti e come si è mosso il mercato. Allora, solitamente quando sono partito a lavorare, quindi questo rispecchia un po' la mia abitudine di lavorare, quello che facevo all'inizio, che facevo su grafici daily, dopo un po' alla volta sono riuscito a passare su time frame sempre più bassi, però cercando di portare l'operatività, se c'erano le occasioni, di portarlo su un grafico daily per il multi day. Mi vedete bene con la telecamera? Sentite bene tutti quanti? Quindi tutto sì, a posto? Sì. Ok. Allora, cioè, io prendevo i giornali, cioè molti di voi, Mario, che mi hanno seguito, sanno un po' qual era la mia operatività all'inizio, quindi aspettavo delle forti discese, perché non essendo lì davanti al monitor, non avendo possibilità di controllare attivamente le mie posizioni, è chiaro che dovevo cercare di sfruttare quelle piccole occasioni che si creavano dopo di ribassi per vedere se c'era un po' di positività sul mercato dopo parecchia negatività da parte di qualche titolo, quindi non guardavo il singolo indice specifico, ma guardavo se un titolo aveva perso tanto rispetto magari al mercato o rispetto a quelle che erano i suoi fondamentali e i suoi movimenti normali. Quindi mi prendevo magari un titolo, faccio esempio qui, dopo andiamo a vedere sul grafico cosa tengo in considerazione, e questo lo faccio tuttora, non è che abbia mollato di fare questa cosa, quindi anche tuttora faccio questa cosa qui. Per cui vado a vedere se un titolo, un attimo, l'ho messa troppo grande questa qui, quindi vado a tirarla via, la mettiamo rossa così viene un pochino meglio. Ecco, vado a vedere un titolo se ha fatto delle belle discese, dopodiché mi basta una o due discese per me, una o due discese. Sulla seconda discesa io già mi posiziono sui minimi del giorno precedente. Quindi sul grafico daily vado a tenere presente, primo, il minimo del giorno precedente, prima cosa. Seconda cosa, cosa mi sta facendo in base all'apertura. Facciamo un esempio adesso, dopo andremo sul grafico così capirete meglio. Allora, il titolo mi ha fatto due sedute a ribasso. Mi chiude a ridosso dei minimi, che io sono contento, mi chiude a ridosso dei minimi perché questo sarà il primo livello che io monitorerò e il secondo sarà quello in base all'apertura, cosa mi combina il titolo il giorno dopo. Quindi apre, viene giù un pochino, è chiaro che in questa zona qui, anche se non arriva vicino ai minimi precedenti, questa è la zona interessante, i minimi magari della prima mezz'ora, prima oretta di mercato, quindi quelli lì sono i minimi importanti. Se dovesse accelerare magari più giù, allora vado a monitorare, magari mi accelera giù, è chiaro che questi sono i minimi della prima ora, quindi questi diventano i minimi delle prime ore del cash, solitamente con le azioni, oppure se siamo sulle valute, il minimo che mi ha fatto durante la notte, io arrivo alle 7, 7 e mezza della mattina, sapendo che le valute scambiano 24 ore su 24, partendo dal venerdì 23 alle ore 23 della domenica fino al 23 del venerdì successivo, è chiaro che io vado a monitorare tutte le valute, qual è stato il minimo della giornata precedente, ma però parto dal grafico daily. Quindi grafico daily, prima considerazione, adesso andiamo a vedere cosa vado a vedere. Seconda, vado a vedere se mi ha fatto un ribasso
nelle seguenti giornate, oppure se mi ha fatto rialzare, è andato su in maniera verticale, in maniera continua. Cosa vuol dire in maniera continua? Perché sono due cose diverse. Allora, in maniera continua vuol dire le barre tipo queste, che mi va su in maniera continua, le barre tipo queste mi va su un attimino in maniera continua, vediamo se ne vedo delle altre. Se mi va su così è chiaro che a me non mi piace, perché non vado a fare operazioni short, perché rischio di fare un piccolo movimento, però poi riparte ancora su. Per quanto riguarda il British Pound, andiamo a vedere un attimo, vedete ha fatto questa grandissima accumulazione, e per cui io qui non è un grafico che mi piace, però se dovesse stabilizzarsi sopra il prezzo è chiaro che non mi metterò mai corto, perché mi sta confermando la rottura e quindi potrebbe riaccelerare. Quindi sull'appoggio del titolo su quest'area qui è chiaro che cercherò sempre di tentare qualche operazione long, quindi faccio questa considerazione qui. Quindi grafico tirato o a rialzo mi vado a trovare un'operazione short, o a ribasso vado a cercarmi qualche operazione long su queste linee qui. Quindi minimo della seduta precedente è il minimo che mi sta facendo nella seduta odierna, quello che mi sta facendo in quel momento lì. È chiaro che se apre va su velocemente, questo minimo me lo sono perso perché me l'ha fatto velocemente, quindi non lo tengo in considerazione. Però se ci ritorna, casomai lo rompe, lo recupera, è chiaro che io qui cercherò di aprire qualche posizione long. Adesso andiamo a vedere un attimo nel particolare proprio con i grafici, e quindi vi farò capire un attimo perché io tengo in considerazione determinate aree, perché so che solitamente le fasi di trading range, le fasi di accelerazione dove c'è un minimo, le fasi di accelerazione e rialzo dove c'è un massimo, solitamente se il mercato ritraccia, queste sono aree dove si trova la maggior quantità di liquidità, e queste le aree di minimo è dove si trova la maggior liquidità da parte degli operatori. Maggiore liquidità vuol dire che ci sono ordini di acquisto o di vendita sotto un determinato livello, quindi sono due tipi di ordini sotto qui e due tipi di ordini sotto, sopra qui. Stessa cosa sulla trend range, due tipi di ordini qui sopra e due tipi di ordini qui sotto. Vuol dire che chi vuole mettersi long aspetta la rottura di questo livello per mettersi long, per chi vuole mettersi short aspetta la, chi era short qui sotto, su questa rottura chiude l'operazione short. Quindi abbiamo due tipi di ordine: chi vuole mettersi long sopra una rottura, chi vuole chiudere la posizione che era short sotto questo livello. È chiaro che noi mettiamo l'ordine qui sopra. Sapendo che solitamente 7 volte su 10, questo è statistico, cioè andate a controllare, poi vedrete che succede veramente così. 7 volte su 10 queste rotture sono quasi sempre falsi breakout. È chiaro che io non lavorerò sui breakout, andrò a vedere se magari sulla conferma del breakout se vale la pena di comprare, come è successo qui, che mi ha confermato la rottura, e quindi qui sopra io non posso mettermi corto perché ho il supporto proprio qui a ridosso. Quindi qui non sarà un'operazione corta, ma tenterò l'operazione corta se mi rompe e viene giù. Ma vedendo che ha accumulato molto qui a ridosso, cioè non avrei fatto operazioni short alla rottura di rientro, assolutamente, perché lo spazio è stretto, non avrei fatto operazioni short. Però se mi si fermava sopra avrei fatto qualche operazione long sopra questo livello per vedere se va su. Se lo perdevo mi aspettavo un ritracciamento su quest'area per dopo rimettermi long e vedere se mi sparava, mi faceva nuovi massimi. Per cui fase di piccoli swing che determina il mercato, fase di minimi, fase di massimi, fase di trading range, vado a fare l'operazione. Allora, se qui io ho il mercato che è andato su velocemente e mi fa una fase di trading range e questa fase di trading range me la buca, vedendo che è venuto su velocemente, quindi non mi ha accumulato, è chiaro che qui cercherò delle operazioni short per andare a vedere se va in accelerazione, però deve confermarmi delle rotture. Se invece mi rompe di poco, rimane qui e dopo rientra, allora non faccio l'operazione. Però appena mi conferma la rottura di nuovo e riviene ancora qui, è chiaro che mi metterò corto, perché la seconda volta solitamente mi viene giù in accelerazione. Spero sia chiaro un attimino questo concetto, se qualche domanda. Sì. Allora, diciamo, il discorso del falso breakout, come riesci a identificarlo? Aspetti sempre comunque la chiusura daily, oppure scali di time frame, vai a guardarlo sul time frame inferiore? Perché tu adesso hai fatto un'analisi sul pound, dove hai individuato il trading range, che erano quella successione di candele, di barre comunque a bassa volatilità, hai visto che ha rotto comunque diciamo quel canale, quel rettangolo, e da lì per te tu decreti che è un potenziale
breakout che potrebbe essere lavorato a favore di trend, oppure non lo valuti subito alla rottura del trading range, aspetti che chiuda quella candela daily e quindi fai l'operazione. Sì. Allora dipende come ci arriva su quel trading range lì il British Pound, per cui facciamo finta abbiamo visto che sul daily abbiamo una fase di trading range abbastanza ampio. Se mi arriva che la partenza è molto bassa, è chiaro che io considero questa rottura di trading range falsa, perché se noi facciamo facciamo tanta strada per rompere un livello, la rottura a mio avviso è falsa. Se invece arriva su questo livello qui e staziona per un pochino di tempo su questo livello qui, quindi sta mettendo le tende su questo valore qui, è chiaro che io questa rottura la considero quasi vera e quindi non farò operazioni short, farò solo operazioni long, e quindi abbassando il time frame, quindi mettendo un time frame a 5 o un minuto, vado a vedere se si stabilizza qui sopra. Quindi se si stabilizza il prezzo qui sopra, io faccio delle operazioni long, mi considero mai la barra precedente come minimo importante e casomai mi metto lo stop, entro sulla conferma della rottura e mi metto lo stop sotto il minimo della barra che mi aveva rotto magari un trading range importante. Quindi solitamente faccio questa considerazione, dipende da come ci arriva. Se arriva velocemente non faccio lo short, se ci arriva piano e consolida lì e quindi sta prendendo terreno, è chiaro che lì sanno esattamente come muoversi e quindi la rottura ha una probabilità altissima che venga violata e che venga confermata la rottura. Ecco, quindi io vado a vedere come ci arriva velocemente, è come avere magari un castello e prendono una ricorsa molto lontano, arrivano sul portone, vengono rigettati indietro, però se si stabilizzano qui è chiaro che sanno benissimo come andare a rompere il castello, perché non hanno preso la rincorsa, quindi bene o male entrano dentro il castello e quindi qui si fanno tutti prigionieri. È chiaro che sanno benissimo come comportarsi. Quindi importante che ci arrivi veloce, quindi faccio l'operazione che è un attimino abbastanza veloce anche da parte nostra, cercare di mettere in piedi l'operazione, però so esattamente come muovermi su determinati livelli. Adesso faccio un esempio qui sul British Pound oggi. Allora andiamo a vedere la differenza per il British Pound oggi. 5 minuti, abbiamo visto il grafico daily, precedentemente andiamo a vedere il grafico daily qui, eccolo qui. Allora, cos'è che fa il grafico? Quindi capiamo un attimo come comportarci, cercare di non avere magari di fare delle cose sbagliate dal mercato. Allora, il British Pound cosa fa oggi? Mi fa una barra di ribasso che è quella di ieri, questa qui. Quindi per me questo, essendo questo livello qui confermato, questo rialzo qui del British Pound, poi si è ripoggiato di nuovo, va su, per me questo dovrebbe essere una base, un livello di molto interessante, questo minimo qui. Quindi il minimo della seduta di ieri, quindi mi fa una barra che viene giù, mi fa una doji, dopo mi apre, viene giù un attimo, mi chiude molto vicino ai minimi, per me questo minimo diventa un minimo importante. Prima cosa, come abbiamo detto precedentemente. Seconda, oggi come apre il British, apre grosso modo su questa zona qui vado a valutare magari un minimo, se me lo rompe e lo recupera mi metto long per vedere se riprende il trend, perché qui ho una base molto importante da parte del British Pound e io considero solo forte il British Pound, quindi sui ritracciamenti considero di mettermi long per vedere se va su ancora, quindi mi basta una barra di ritracciamento forte, un'incertezza, barra di ritracciamento per mettermi long e andare a vedere se mi crea ancora nuovi massimi. Abbassiamo il time frame, quindi andiamo a vedere se c'era qualche entrata, magari a 5 minuti, e andiamo a vedere se sul British c'era qualche entrata, un attimo che vado a caricare di nuovo il formato. Eccolo qui, un attimo che adesso me lo carichi, andiamo a vedere oggi. Allora, i livelli da tenere in considerazione sono, abbiamo detto, i minimi della seduta di ieri, quindi i minimi della seduta di ieri li abbiamo qui. Quindi andiamo a tracciarci questo minimo. Quindi questo sarà il minimo interessante del British Pound, vuol dire che se il mercato arriva in questa zona qui oggi, mi buca questo livello, è chiaro che qui, se non fora e rimane qua sotto, è chiaro che io questa zona qui sarà una zona in cui io cercherò di entrare long sul British Pound. Secondo, mi apre, qui abbiamo la chiusura della serata di ieri sera, mi apre a ridosso qui, quindi questo è l'altro minimo importante, quindi questo minimo è un minimo importante. Se mi crea altri minimi sotto questa zona e magari si conferma sotto, allora non faccio più operazione, rientro, vado a valutare un attimino i miei stop sul titolo. Ma andiamo a vedere adesso cosa ha fatto il British Pound. La seduta di oggi, così capite magari quella che poteva essere, è chiaro che magari se io valuto tanto il rischio, perché se ho un rischio molto ampio, lo stop molto largo, è chiaro che non entro sul British Pound. Allora, questo è il minimo della notte, ok?
Quindi questo è il minimo della notte. Un attimo che vado a tirare via tutto quanto. Allora, il minimo di ieri sera, ok. Quindi questo è un minimo importante. Allora, il British tenta di andare su, viene giù di nuovo, e quindi qui questo è il mio minimo della giornata, ok. Dopo la mezzanotte ci siamo tutti quanti, che è qui il minimo. Quindi questo è il mio livello di ingresso. Io mi metto long su questa zona qui. Ho lo stop sotto questo livello. Vedete che lo stop è stretto per vedere se mi prende il trend e inizia a andare su. Non mi fa il trend che inizia a andare su. È chiaro che io, una volta che vedo che il mercato si sta staccando, facciamo finta, faccio un esempio, ho preso un lotto, ho preso magari 0,20. Allora, il primo movimento a rialzo, solitamente io vado a vendere i due terzi della mia operazione. Quindi se ho 0,20, vado a vendere uno 0,13 della mia posizione e tengo lo 0,7 per vedere di prendere il movimento. Questa è una scelta che faccio io solitamente, perché con lo 0,07 cerco di andare a prendere un movimento importante. In questo caso, allora, dopo che ho preso il primo movimento dello 0,13, questa 0,7 me la metto in protezione, quindi se ritorna al prezzo mio d'ingresso, chiudo l'operazione alla pari. Quindi vado a chiudermi l'operazione alla pari, per la prima cosa che penso io, non perdere soldi, vado a togliere le emozioni dal mercato, quindi entro sopra questo livello, mi metto lo stop qui sotto, quindi vedete che lo stop è stretto, il primo movimento a rialzo è chiaro, magari mi ha preso un target che potrebbe essere, facciamo un esempio, io lo stop di 7, dopo dovete calcolare voi 7 pip, quello che è, insomma. È chiaro che qui con i decimali, essendoci così tanti decimali, devo calcolare un attimino di più, magari metto uno 38, 44, 50, metto magari 1,38, 44, 43, 50 come stop. Quindi se ho 10 pip di stop, facciamo un esempio, ok? Allora, appena mi arriva 10 pip di guadagno, chiudo la mia zero, il mio due terzi dell'operazione. Un terzo dell'operazione la tengo aperta, la metto alla pari, allo stesso livello del mio d'ingresso, ok? Ci siamo tutti quanti fino a qua? C'è qualche domanda? Dopo vado avanti. Allora, su questo ancora no, però c'è un'altra domanda che poi te la faccio. Ok, mi raccomando, fate inerente a quello che sto spiegando, mi raccomando, non divaghiamo, dopo mi dite, fammi l'analisi su una cosa o sull'altra, rimaniamo qui e dopo, casomai, se c'è qualche analisi particolare, ve la faccio. Allora, questo era il mio primo ingresso, ok? Il secondo ingresso, come vediamo dopo, è chiaro che io, quando mi determino un nuovo minimo, a meno che la rottura successiva non vada troppo in profondità, ora mi aspetto questo livello qui, questo è il livello primario, questo è il primo livello importante per me, però questo era il secondo livello importante, perché il prezzo è andato su, durante la notte è venuto giù, quindi questo è il primo livello, il secondo livello importante, però diventa il primo della giornata, quello più ravvicinato. Però questo è di fondamentale importanza, questo livello qui. Quindi io avrei piacere che mi andasse a rompere questo livello qua, che è quello più importante del giorno. Quindi questo è il livello più importante, perché so che se viene giù solitamente va a romperlo, e solitamente, essendo, cerco di fare sempre recuperi di minimi o recuperi di massimi. Andiamo a vedere un attimo adesso la seconda operazione che magari avrei messo in piedi. Allora, abbiamo capito che questo è il primo livello, ok? Mi Daniele rompe. chiede, ma il minimo della notte è la riga rossa più in basso, esatto. Dove Esatto. E quindi abbiamo questo. Allora, andiamo a vedere adesso cos'è che mi fa il British. Il British, sì, mi rompe questo livello che era il primo ingresso, mi va a fare un altro minimo. Questo minimo qui, che mi fa di nuovo, questo minimo, non è molto lontano da questo minimo qua, e non mi conferma che sta venendo giù per andarmi qua, dove era, dove io ero già pronto per comprarlo. Anzi, mi recupera il livello del minimo precedente. Quindi io, su quel livello lì, cos'è che faccio? Mi sparo di nuovo la mia entrata, che questo è il minimo nuovo che mi fa. Quindi metto il livello qui. Mi traccio il livello che era questo qua, quindi questo viene tolto, questo qua viene tolto, vediamo un attimo se riesco a, non Esatto, non riesco c'è a selezionare, traccia. eccolo là, l'avevo selezionato, ok, eccolo lì. Allora, non lascio più quel livello lì che è il minimo della notte, mi metto un nuovo livello che questo è il minimo, quando va su mi prende lo stop alla pari, oppure magari perdo un tick 2, non conta tanto, l'importante è che abbia liquidato un po' di posizione, non abbia perso i soldi, e comunque se mi precavo lo stop al primo colpo perdevo poco, perché avevo lo stop che era molto ravvicinato, quindi recuperavo sto livello qui, e come vedete su questo livello qui avevo lo stop stretto, quindi, però io
cerco a grafico daily di prendere movimento, perché se non prendiamo un movimento importante durante la settimana, il nostro conto non cresce, credetemi, perché prendiamo solo scalpatine e non prendiamo soldi. La cosa è quello di cioè, valori, vedere un attimo sul grafico daily come è impostato il mercato sul daily, ok? E abbassare il time frame sul time frame inferiore, che potrebbe essere ma il 2 o 5 minuti, per cercare l'ingresso. Su questo time frame qui il mio stop è molto ridotto, ok? È molto ridotto il mio stop, perché lo sto gestendo su time frame basso. Se invece lo vado a gestire su un time frame alto, la mia entrata è lo stop, cioè sul daily, vado a farmi il recupero daily, ho lo stop veramente molto largo, quindi vado sul macro a fare l'analisi e sul micro vado a fare il mio ingresso long. Allora, siamo arrivati qui, che mi rompe nuovo il minimo, però io, questo era il livello minimo precedente della notte, io qui, su questo livello qua, mi rientro di nuovo, perché vedete che lo stop è veramente stretto. Quindi per me questo potrebbe essere un falso breakout, e me lo fa proprio alle 8 e quasi alle 9, insomma, della mattina. Quindi lo fa, quindi io vado a prendermelo qua, lo stop è qui sotto, e vado a vedere se mi prende movimento. Primo movimento, liquido una parte di posizioni, metto lo stop alla pari, potrebbe anche cogliermelo, però vado a vedere se va su, e lo porto per operatività daily. Quindi lo porto sul grafico daily, e sul grafico daily vado a vedere che è il massimo del giorno precedente. Quindi andiamo a vedere il massimo del giorno precedente. È chiaro che io su questo massimo qui mi traccio il mio livello, me lo porto su, vado a vedere il massimo del giorno precedente, e qui magari vado a vedere che potrebbe essere il primo colpo, potrebbe essere falso, quindi anche qui potrei magari liquidare la posizione in questa zona, un tick due sotto, mettermi short se rompe e recupera, ok, quindi mi metto short sotto lì e metto stop stretto per vedere se magari mi fa l'operazione. Andiamo a rivederla di nuovo adesso, andiamo a vedere un attimo. Spero sia un attimino chiaro questa cosa. Allora, abbiamo visto che il primo livello di massimo, lo accorcio un attimo il grafico, così tracciamo bene il livello, però il livello era, il livello del giorno precedente era questo qua, quindi vado un attimino, aspettate che ci vedo poco, eccolo qua, eccolo là. Quindi questo è il livello di massimo. Allora, è chiaro che qui mi va il primo colpo, mi arriva vicino, viene giù, ricarica, riparte su veloce. Qui mi aspettavo un rientro di prezzi, il che non è avvenuto perché ha accelerato subito violentemente. Quindi qui è la zona che magari, anche se avesse recuperato di qualche tick questa rottura, sarei andato in stop su questa fase qui. Quindi qui avrei fatto l'operazione long. Mi avrei, vedete però la mia operazione da questo livello dove avevamo long noi, il movimento che abbiamo preso, perché sarei uscito su questa zona qui. Quindi questo è il movimento a fronte dello stop che avete visto che era ridicolo, e anche se avessi fatto lo short qui su questa zona qui avrei preso lo stop, avrei perso poco, perché se noi sommiamo questo stop e questo, facciamo finta al primo che, ma facciamo finta che avrei preso anche il primo, quindi due o tre stop, capite benissimo che tre stop, che alla fine non avrei preso tre stop, ma ne avrei preso solo uno, tre stop a fronte di questo del movimento che è da qui a qui, perché ho preso i tre stop, alla fine vedete che non c'è paragone, ho preso 7-8 volte rispetto ai tre stop, quindi non c'è paragone. Questo sarebbe stato tutto il mio guadagno e questo sarebbe stata la somma dei miei stop. Quindi capite che non c'è paragone tra lo stop e il guadagno. Quindi la cosa importante è cercare di avere degli stop stretti e avere magari dei rendimenti abbastanza elevati. Andiamo a vedere adesso, ma se volete andiamo a vedere, avevo visto, mi sembrava che fosse USD. Domande, se vuoi, sì, sì. Okay. Le domande, oppure vuoi passare? Ok, fatemi pure delle domande, non c'è nessun problema. Allora, Paolo ti chiede, allora, aspetta che ce l'avevo qui, quanti tentativi fai durante il giorno? Allora, innanzitutto, partendo col grafico daily, solitamente ho già una base importante su quello che potrebbe essere il mercato. Ho visto il British Pound, l'impostazione mia è che dovrebbe essere long, quindi sul caso di tracciamento lì tento l'operazione, quindi sul minimo daily del giorno precedente o sul minimo della giornata stessa faccio l'operazione.
E se mi va storto, faccio uno o due tentativi su quello strumento lì. Se vedo che, cioè, dopo due tentativi lascio perdere, però se ho perso poco, ma la prima mi è andata in stop alla pari, la seconda ho perso poco, niente, ritento di nuovo. Ci sono giornate. C'è un orario predefinito per un massimo cercare questa operatività? Lo fai prima dell'apertura di Londra, di New York, oppure in Beh, quando? solitamente dalle 8 alle 9, un quarto, 9 e 20 ci sono già delle belle occasioni sul mercato. È chiaro che dopo, a ridosso dell'apertura americana, anche il petrolio, a ridosso delle 15, aumenta la volatilità, quindi faccio operazioni. Quando mancano 10 minuti, un quarto d'ora all'apertura americana, a volte può durare anche mezz'oretta, non faccio operazioni, sto veramente molto attento perché c'è tanta volatilità e quindi avendo uno stop abbastanza stretto rischio veramente di andarmelo a beccare anche abbastanza velocemente. Quindi solitamente faccio due tentativi. Tre Questo vale tentativi. per tutti gli asset, no? O c'è qualche asset dove funziona meglio? Solitamente io tradando principalmente l'azionario, ma rivedo l'azionario oggi, ho visto Unicredit che è leggermente più debole del mercato e solitamente tento di vedere se va in linea con il mercato per vedere se c'è più forza, più debolezza, ma questo andiamo a vederlo magari nel prossimo webinar. Quindi se segue il mercato cercherò di tradare quello strumento particolarmente, cioè essendo Unicredit intese dei titoli che solitamente seguono l'indice, sono quelli più scambiati, è chiaro che vado a posizionarmi su titoli che hanno volatilità e seguono solitamente l'indice. Se vedo che uno dei due non segue l'indice, è chiaro che starò un attimino attento. Se è più debole dell'indice, preferirò più operazioni short. Se è più forte dell'indice, farò più operazioni long su ogni ritracciamento. Ok, speriamo di aver lanciato anche le azioni per il nostro prossimo webinar, così poi possiamo parlare anche di quel tipo di strumenti. Sandro ti chiede, inerente sempre alla sterlina, in questa operazione è chiaro perché il trend è forte, ma quando c'è una fase laterale come ti comporti? Essendo in Sì, quando c'è una fase laterale neutra, la chiamo io, resto fermo su quello strumento lì, lo lascio perdere, non faccio operazioni, ci sono così tanti strumenti, quando vedo che non ho una base importante per fare trading, lascio perdere, quindi non faccio assolutamente niente. È chiaro che è sempre meglio avere un motivo, cioè sul daily era veramente, cioè, il British era veramente bello, sul daily, cioè. Perché se andiamo a vedere il daily del British, tanto per ritornare ancora qui, come vedete, cioè sì, è marcatamente a rialzo, cioè veramente un trend così è veramente. Ma non è, io non è che mi piace tracciare le trend line per dei supporti minimi, superiori, massimi, inferiori, tutte queste cose qua. Cioè, io vado a vedere un attimo come si sta comportando il mercato e per me questa fase qui è importante perché non capivo se era accumulazione e distribuzione, magari con i volumi l'avrei capito un pochino meglio, però così è un attimo difficile capirlo, per cui io se vedo che va su in questa maniera, quindi questa mi dà forza, questa qua parte debole mi dà ancora forza e rimane ancora ridosso i massimi, per me qua mi puzza, se sono short, cioè, sto attento perché mi rompe, rimane qua sopra, adesso vorrei vedere questa giornata qua, mi rimane qua sopra. È chiaro che qui magari tanta gente si mette corta pensando che vada giù e in realtà dopo è tutto uno stop. Quindi questa zona qui, questa zona che, mi ha cre che è uscita da questa zona qui, cioè il British mi dà una forza incredibile. Per tornare debole, è chiaro deve tornare qua sotto, allora torna qua sotto tutta la fase di accumulazione che aveva fatto a ridosso di massimi, quindi questa dopo mi faranno una distribuzione in questa zona qui, quindi viene sotto, mi fa le spike importanti, allora qui sto un attimino attento, quindi vado a valutare altre aree di ripartenza, casomai andiamo a vedere dopo delle altre aree di ripartenza, delle aree che solitamente le ho soprannominate aree di ristoro, dove si fermano un attimo a pensare a cosa fare, dopo se vedo che da quel momento lì inizia un movimento. Quelle aree lì sono importanti perché sono delle aree dove le mani forti si sono piazzate per dopo creare nuovi movimenti. Però qui, guardate qui, cioè, vediamo la differenza proprio da questo grafico qui, che vediamo come è accumulato fortemente a rialzo. Quindi qui è ancora forte la stellina. Io ho detto la stellina 1,40, l'avevo data. È chiaro, non vado a prendere la stellina 1,40 perché a mio avviso la stellina da 1,20 a 1,22 è un livello veramente bello da comprarla. L'abbiamo visto col Covid, è arrivata addirittura 1,15, mi sembra.
Quindi una moneta forte e su un'altra valuta forte al momento è un attimino debole, però io vado a prendermi una, cioè non vado mai a prendermi l'euro nel confronto del dollaro, vado a prendermi la sterlina contro il dollaro, vado a prendere una forte con un'altra forte magari per vedere quella forte se quel momento lì è tanto debole. È come avere magari due pugili, due squadre, magari facciamo finta la Juve e l'Inter, che può attraversare un periodo veramente debole, magari la Juventus oppure l'Inter per tanti anni che non vincono, però alla fine cioè, arriva il momento in cui queste squadre iniziano a vincere e quindi iniziano a un percorso ancora più alto. Quindi vado a puntare su quelle squadre lì. Stessa cosa, il British col dollaro, quando vedo che è molto debole, mi fa un'accumulazione abbastanza importante, io so che da 1,20 a 1,22 è l'area più interessante della sterlina contro il dollaro. Quindi lì faccio anche delle operazioni, ma le tengo per parecchio tempo, entro proprio con denaro cioè sul fisico proprio, quindi vado a comprarle e le tengo in portafoglio per tenere per un lungo periodo. Sull'euro non ci credo tanto, come ho detto precedentemente, perché per me il cambio euro-dollaro dovrebbe essere a 0,8. Quindi dovrebbe essere 0,8, per me già l'euro a parità col dollaro è già regalato, è già tanto, per cui per me dovrebbe essere 0,8. Quindi la politica che fanno, che vada su, è chiaro, lo vedo dopo che è forte l'euro, però io compro dollari, sto aspettando il dollaro, sperando che arrivi da 1,34, 1,40, inizio a comprare dollari fortemente, perché è una valuta forte, anche se è debole, alla lunga dopo io vado a guadagnare. Il cambio più grosso l'ho fatto a ridosso di 1,60, lì ho passato un attimo paura, avevo ho detto mi toccherà andare a vivere in America, però l'ho cambiato veramente a quel livello lì, l'ho cambiato alla media 1,56, dopo quando è iniziato a venire giù, dopo l'ho iniziato a cambiarlo. Ditemi pure se sono altre domande, Giuseppe. Sì, hai risposto anche un po' alla domanda di Roberto che ti chiedeva come fai a capire se un asset è meglio operarlo in buy o in short, però credo che tu l'abbia spiegato abbastanza bene. Poi Alberto ti chiede, ciao Paolo, ma io con tick stretti da 0, da 7, 10 tick, ho molte chiusure, è giusto operare con un derivato mini fib con questi stop così rigidi? Sui derivati mini fib sì, va benissimo. Io se derivati, cioè, dipende dalla size che entri. È chiaro che se entro con un contratto di diciamo, sul future, è chiaro 25 euro appunto, non è che posso avere 10 punti di stop, ma rischio di 10 tick di stop, sono va 5 punti a volta, rischio di perdere veramente tanti soldi. Magari sono sul CFD, riesco a controllare meglio il rischio, perché magari compro, se vedo che lo stop è largo, compro un pochino meno, quindi compro di micro lotti e sono a posto. Se vedo che lo stop è più stretto, compro un leggermente più pesante. Dopo anche qui va un attimino lo spread, dobbiamo tarare bene, dobbiamo essere bravi a tarare un attimino in base allo spread come mettere gli stop. Però è una questione di allenamento e prima di tutto, visto che c'è la possibilità di fare tanto allenamento con l'MT4, facciamo un po' di allenamento, vediamo se c'è, e cerchiamo di tirare un attimino gli stop in maniera corretta, ecco. Paolo, facciamo anche proprio un esempio sul FTSE MIB, questo che hai fatto sulla sterlina, sì. Che te lo chiedono, e ti chiede anche Gerardo, se analizzi il DAX o il Nasdaq in fase di trading range, sicuramente saresti entrato a rialzo da 13.890 DAX e long da 13.560 Nasdaq. Quindi magari vediamo il FTSE MIB e poi chiudiamo col DAX e il Nasdaq. Questo esempio. Ok, va bene, va bene. Beh, il FTSE MIB abbiamo visto allora, il mercato abbiamo visto che ha fatto questa rottura qui, poi abbiamo visto che ha consolidato nella parte alta, però io non vedo che è andato su con delle fasi di accumulazione forti. Guardate il grafico, completamente diverso. Sì, è andato giù, su, però non mi ha... Avete visto il British che ha consolidato per tanto tempo su un livello, dopo l'ha rotto, confermato, dopo l'ha andato su, quindi aveva un supporto. Ma qui i supporti li vedo in questa zona qui, i supporti non li vedo qua in mezzo, i supporti. Quindi a livello daily posso tracciarmi anche questo minimo qua come minimo importante, questo e questo, i minimi importanti, il minimo di ieri. Mi ho fatto due barre di ribasso, vado a vedere magari a 5 minuti, quindi mi traccio un grafico a 5 minuti, vado a vedere come si è comportato un attimo... un attimo che carico il formato, mi sembra c'era già il formato, no? Allora, c'era già, sì, dai, è l'orario che sono un attimo stanco. Vabbè, allora
andiamo a vedere un attimo i livelli sul Fuzimi. Allora, è venuto, abbiamo visto già due discese. Allora, la discesa abbiamo visto, questo qui è il minimo di ieri, quindi la seduta di ieri mi ha determinato questo minimo. Bene, allora questo minimo qui per me diventa un minimo importante e potrei tentare qualche recupero su questa zona qui. Ha aperto questa notte qui, stamattina, va bene, eravamo su questa zona qui, arriva su, rompe, mi rimane in quest'area qui un attimino di incertezza. Poi vedete che viene giù piano, quindi qua sta consolidando un attimo ribasso. E poi mi rompe questo livello qui, cioè si salvi chi può, starei veramente attento. Però questo è l'altro livello di minimo importante. Quindi se mi arriva su sto minimo qua, recupera, potrei tentare un altro livello, un altro su sto minimo qua, di tentare il recupero. Qui però, come vedete, non avrei tentato recupero per il motivo che su questa zona qui, andiamo a tracciare questo livello, ecco, vedete, qui magari qui l'ha pizzicato, l'ha recuperato un attimo, poteva tentarla, magari mi sarebbe anche andata bene, avrei magari avuto lo stop stretto. Però abbiamo visto la doppia zona di accumulo che è stata questa e questa, per cui qui ho parecchi volumi e al momento su questa zona qui stanno vincendo i venditori, finché rimane qua sotto stanno vincendo i venditori, quindi questa zona qui non avrei fatto operazioni perché avevo un target limitato con possibilità che vada giù in accelerazione, quindi qui non l'avrei fatto. È chiaro che è venuta giù velocemente, quindi mi ha creato questa zona qui, questa veloce e questa, che mi ha creato un attimo di zone da ribilanciare, quindi queste zone qui per me sono zone che dovevano essere un attimo ribilanciate, quindi sull'ulteriore accelerazione che è stata questa e questa avrei valutato questo minimo qui. Su questo minimo rompe, recupera, l'avrei comprato ancora io qui, quindi avrei comprato per vedere se va a ribilanciarmi questa zona qui. Qui ci è andato vicino, fa il pullback e viene giù, e dopo questa è la zona dove sta scambiando in questo momento qui, che è bene o male è arrivata su questa zona qui. Però vedete la fatica che fa il nostro derivato proprio sotto tutta l'area di volumi che ha scambiato parecchio qua, quindi qua sono stati parecchi volumi e al momento stanno vincendo quelli che l'hanno hanno distribuito tutti in questa zona qui. Quindi che anche senza magari l'ausilio dei volumi, sì, se fossi basato solo sul metodo, diciamo che avrei chiuso, diciamo, una giornata a pareggio, no? Tra un po' sì, di soldi. Sì, a pareggio non avrei perso soldi. Alla fine, guarda di qui, vedi, ad esempio qui, dopo la gente magari non ci fa caso, non occorre delle volte avere magari una piattaforma per capire un attimo. Vediamo che un attimino staziona su delle zone. Se su questa zona qui staziona, i prezzi ritornano sopra, cioè io qua mi metto corto, cioè ma neanche per sogno, non è... cioè io mi metto lungo qua su questa zona qui per vedere se dopo il mercato riaccelera su. Guardate qui come l'ha fatta, guardate qui che è stato qui, vedete che ha recuperato, vedete qua quanto ci è rimasto qua al mercato, qui ha fatto volumi qui questa zona, quindi questa qua, la zona di volumi è questa, è la zona che mi ha confermato la rottura che potrebbe accelerare, ritornare ancora in quest'area qui dove è partito un movimento a ribasso. Spero sia un attimino chiaro questa cosa, vediamo un attimo se non è chiaro, vedete, il movimento a ribasso è partito da, vedete il movimento dove è partito, cioè lo vedete adesso, no? Da qui a qui, cioè non è un caso che dopo il mercato... su questa zona qui, questa qui è la zona dove è partito il movimento, qui ha incontrato le sue difficoltà. È chiaro che se lui si stabilizzava qui sopra, cambiava un attimino, perché allora qui non è più short, doveva accelerare, l'altra zona di accelerazione era in questa zona qui. Queste sono le altre aree da dove è partito l'impulso a ribasso. Ok, spero sia un attimo chiaro questo concetto, perché abbiamo messo 5 minuti, e spero anche così, anche senza l'ausilio dei volumi. È chiaro che se rimane per molto tempo per un livello, è chiaro che qui abbiamo dei volumi e andiamo a vedere se ci sono aree da ribilanciare in quest'area qui. Abbiamo di nuovo i minimi, casomai si stacca da sto livello, qui hanno la prevalenza i venditori, quindi se rimane qua sotto io non farò mai operazioni in questa zona qui, perché deve ritornare dentro in quest'area qui a attraversare un sacco di pericoli, quindi io vado a valutare quando arriva in questa zona qui, si stacca, perché qui abbiamo delle aree da cercare di risistemare, quindi in quest'area qui vado a fare la mia operazione per vedere se il mercato prende il trend e va a ribilanciare le aree da dove è partito il movimento più importante a ribasso. Non so se è chiaro, spero. Sì, magari vediamo, chiudiamo con appunto la domanda sul Nasdaq, che è il ed era il DAX partendo dal, sì, daily. Sì, grafico daily. Allora, abbiamo visto, allora
noi avevamo tenuto un attimino bene e avete visto una due barre di ribasso. Allora questo minimo per me è un minimo importante del DAX, il minimo della seduta di ieri, quindi questo minimo qui sul daily se apre qui, io sono già, penso già a sto minimo qua, quindi questo qui è un minimo importante, questo e questo potrebbe essere un minimo importante da tenere, perché se non lo tiene il DAX dopo va a sistemare tutte queste aree qui di forte accelerazione. Per cui andiamo a tracciarci il livello, ad esempio adesso vado a tracciarlo sul grafico a 5 minuti, vediamo se mi va il formato. Carica formato. Andiamo a vedere così se abbiamo il separatore delle zone. Andiamo a tracciare il minimo della seduta di ieri. Cioè, si parte dal grafico daily, non c'è niente da fare, si parte dal grafico daily, dopodiché andiamo sui time frame più bassi. E solitamente la prima rottura è una rottura falsa. Ed è quella che mi avrebbe permesso di entrare long su sto livello qua sul DAX per vedere se andava su in accelerazione. E quindi questa, solitamente queste sono le aree, minimo, questo è un minimo veramente importante, minimo daily. E quindi andare a vedere dopo se il DAX accelera su. E questo è stato il primo impulso che ha dato il DAX alle aree alzo, quindi questa è stata un'area veramente importante. Dopo mi sfondo tutti, però vedete si allontana troppo da questo livello qui, quindi io non sarei più entrato in questa zona qui, assolutamente. Però questo è un minimo importante, quindi avrei preferito che questo mi avesse rotto questo livello qua. Allora qui sarei rientrato ancora di nuovo long sul DAX. E me l'ha fatto velocemente, me l'ha fatto una, due, tre, una piccola pausa, ancora a ribasso, quindi questa zona qui dopo era da valutare un attimino cosa si poteva fare, ma in frame a 2 minuti, se c'era un'occasione. Però era questo il livello importante, primo livello importante era questo, ed è questo che ha fatto recupero il DAX, dove ha recuperato sia il minimo della giornata, sia il minimo daily, che è quello più importante, che è questo qua. Ecco, spero un attimino, dopo andiamo a vedere qual era l'altro, mi avevi detto il Nasdaq, andiamo a vedere il Nasdaq. E andiamo a vedere adesso il Nasdaq, abbiamo messo H1 qua, andiamo a vederlo sul daily. Il daily, il Nasdaq, la stessa cosa che abbiamo detto poco fa, quindi vado ad allargarlo un attimo il grafico. Allora, sul Nasdaq abbiamo due, tre aree, abbiamo quest'area qui, questo minimo qui, importante, è il minimo della seduta di ieri. Quindi abbiamo due minimi ravvicinati, ma questa è la zona importante, quindi questo minimo di ieri parte in alto, rompe. E io questo minimo qua è importante, abbiamo fatto già una, due sedute a ribasso, quindi questo è un minimo importante e quindi vado a valutare questa zona qui. Ma la stessa cosa farò domani, questa è l'area interessante del Nasdaq, quindi rimane qua, Mari, mi fa una piccola pausa, il giorno dopo rompe questo livello qua, è chiaro che questo livello importante è il minimo delle ultime due sedute, cioè non possiamo andare indietro di mesi, è importante guardare un attimino il minimo delle ultime due sedute, sono quelle più fresche, perché se io ho preso un future non è che lo tengo lì mesi. Cioè, c'eravamo un giorno, due, il giorno prima o il giorno stesso, quindi sto già fremendo per cercare di stoppare l'operazione. Andiamo a vedere il separatore di nuovo. Carica formato. Quindi avete capito che io cerco di andare prima di tutto sul grafico daily, tracciarmi i livelli, dopodiché vado a vedere sull'intraday che cosa mi ha fatto, se sull'intraday ci sono dei livelli importanti vado a cercare di tracciarmi per vedere se magari mi fa qualche falso breakout. In questo caso il DAX, dopo bisogna andare a vedere, magari mi potrebbe essere scattato anche lo stop magari in questa zona qui. Allora, questo è il minimo della giornata che aveva fatto, questo è il minimo di ieri. Il DAX, nel Nasdaq calcolate che è leggermente più complicato rispetto ad altri strumenti perché è molto volatile. Come vedete oggi l'ha rotto, ha tentato un recupero qui che magari anche facendolo mi sarebbe scattato lo stop, perché comunque la discesa me l'ha fatta importante, perché la discesa mi ha fatto una discesa importante, quindi vedete non ha stazionato qua per tanto tempo, quindi il mio target era su questa zona qui del Nasdaq. Quindi se io lo vado a prendere su sto recupero qui, è chiaro che un target è già che non è male come target, e lo stop era abbastanza ravvicinato. Però in questo frangente qui, insomma, è venuto giù tanto, non avrei fatto recupero, però mi poteva scattare il recupero su questa zona e mi andava in stop dopo, mettevo lo stop e cercavo di gestire lo stop non con tantissimi tick di stop. Però allora il Nasdaq è molto volatile, bisogna entrare con quantità ridotte
più basse. Sì, io entro con un lotto, facciamo finta sull'Eurostox o con due lotti sull'Eurostox, entro magari con mezzo lotto o con lotto sul DAX e qui entro con un quarto di lotto, per dire, perché è veloce, adottando stop stretti rischio di essere buttato fuori subito. Quindi in base allo stop entro meno, ho lo stop leggermente più largo, mi va a beccare lo stop stesso, ma alla fine la perdita è come quella che accuso su uno strumento che è leggermente più compatto, quindi ha meno volatilità, mi va a pungere meno i minimi. È uno strumento particolare il Nasdaq, quindi bisogna prestare molta, ma molta attenzione, perché magari sui grafici daily rispetto al British Pound, l'euro dollaro, l'Australian dollar, il Canadian dollar, che sono abbastanza compatti come book, qui te lo va a sporcare continuamente, quindi già fare un altro tipo di operatività. Non si può. Questa qui dei recuperi funziona meno sul Nasdaq rispetto a altri titoli. Come fare magari GameStop? Cioè avere stop stretti su un titolo come GameStop, alla fine ci becchiamo 400.000 stop. Facciamo sulla una criptovaluta stop stretto, ce ne becchiamo 300.000. dobbiamo cercare di contestualizzare che strumento stiamo tradando, che volatilità ha lo strumento e che tipo di size posso usare su quello strumento. Non posso usare le size identiche su ogni strumento finanziario, è qui che fa la differenza, perché noi magari, io vedo dei ragazzi che entrano con magari con 1.000 azioni, 2.000 azioni, 3.000 azioni su tutti gli stessi strumenti. Io entro sempre con 10.000 euro. Ma chi è che ti dice che devi entrare con 10.000 euro? Se è uno strumento veloce, ma rientri con 2.000, perché altrimenti si rischia di sballare le size e di entrare sempre con quella quantità di denaro. Ma lo stop, magari perdo più soldi. Entro con 10.000 euro su Nasdaq e mi becco lo stop di 200-300 euro ogni volta. Non va bene. Entro con 1.000 euro sul Nasdaq, con lo stop più largo, gestisco meglio la mia operatività, emotivamente sono più tranquillo, perché il Nasdaq, cioè, avete l'adrenalina un pochino alta, e quindi dobbiamo usare delle size più ridotte. Il Nasdaq è uno di quelli che bisogna usare size ridotte. E con TICC1000 vi ricordo, come dicevo prima, che ci sono i micro lotti, quindi si parte da 0,01, addirittura un centesimo al punto, quindi vi potete gestire il rischio come meglio credete, sicuramente questo è un vantaggio. Ok, grazie Paolo. Io direi che ci sono ancora qualche altra domanda, ma abbiamo grosso modo risposto, ma visto che saranno 5 appuntamenti, poi ce le teniamo per gli altri webinar, che per il momento ancora non abbiamo deciso la data, ma saranno comunque in successione. Credo che un altro lo faremo entro, credo, marzo. Roberto diceva: perché calcoli secondo minimo alla perfezione? Ok, poi questa di Roberto magari te la giro in privato, Paolo, perché abbiamo, siamo ormai all'ora che ci eravamo prefissati, quindi va bene così. Ok, grazie a tutti e vi do appuntamento al prossimo webinar insieme a Paolo. Grazie Paolo. Grazie mille a te Giuseppe e a tutti quelli che hanno partecipato, grazie mille a voi. Buona serata a tutti.